Ecco, tra le cose che ancora, Oliviero, non si conoscono, ed è incredibile, c'è chi ha quasi ucciso un giornalista che era lì quella notte alla Diaz, Mark Cowell, che è stato pestato in più riprese, a più riprese, poi lasciato quasi morire per un puro caso, davvero non è morto, è stato in coma subito dopo, alla scuola Diaz perché erano coperti, il loro viso era coperto e nessuno ancora oggi ha parlato. Ascoltiamo l'intervista a Mark Cowell. Non dimenticherò mai quella notte. Sentivo spaccare le porte e poi moltissime urla. Quelle grida resteranno con me per sempre. Ciò che ho sentito. Ha visto la morte in faccia, Mark Cowell. La notte della Diaz aveva 33 anni. Era un attivista di Indie Media, il network internazionale del movimento No Global. Il G8 stava per chiudersi. Lui e gli altri stavano raccogliendo le loro cose prima di ripartire da Genova. All'improvviso qualcuno vede arrivare la polizia. Mark e un amico cercano di raggiungere la scuola Pascoli di fronte alla Diaz per prendere i computer e documentare cosa stava accadendo. Il suo amico ce la fa. Mark, invece, viene bloccato dagli agenti mentre attraversa la strada. Lì inizia il primo dei tre pestaggi che lo ridurranno in fin di vita. Avrebbero dovuto solo portarmi da un lato della strada, chiedermi i documenti e arrestarmi. Ho provato a dire che ero un giornalista, ma uno dei poliziotti urlò: «Tu non sei un giornalista, tu sei un black bloc e noi li ammazziamo, i black bloc». Allora mi resi conto di essere in un grosso guaio. Ho provato a restare in piedi per un po', ma alla fine mi hanno preso a calci e scaraventato sulle strisce pedonali in mezzo alla strada. Dopo pochi minuti dal primo attacco iniziarono col secondo. Un gruppo di poliziotti mi saltò addosso, mi prese a calci al torace, mi spezzarono 8 costole sul lato sinistro, mi scagliarono in mezzo alla strada, sempre a calci. Sembrava che i poliziotti giocassero con me, come fossi un pallone. Mi ruppero la mano sinistra, mi danneggiarono la spina dorsale, mi provocarono un'emorragia interna. In quel momento ho pensato di morire. Ricordo che allora un ufficiale dei carabinieri cercò di intervenire. Non so chi fosse. Mi piacerebbe saperlo per dirgli grazie, mi hai salvato la vita. Ha urlato basta, basta e mi ha portato vicino al cancello della Diaz Pertini. Poi iniziò il terzo attacco contro di me. Un gruppo di poliziotti arrivò dalla fine di via Cesare Battisti, lato sud. Uno di loro mi diede un calcio in bocca, mi fece saltare tutti i denti. Un altro iniziò a prendermi la testa a manganellate e mi fece andare in coma. Da quanto visto nei video, da quanto ricostruito dai testimoni, sono stato lasciato a terra, fuori dalla Diaz Pertini per circa 30 minuti, senza alcun tipo di soccorso medico. È come se i poliziotti volessero farmi morire. Mark finisce in ospedale in codice rosso. Per salvarlo gli fanno una trasfusione di sangue e lo attaccano a una macchina che cerca di strapparlo alla morte. La mia stanza d'ospedale era piantonata da due poliziotti del GOM. Uno di loro mi informò che ero in arresto per essere parte di un'organizzazione terroristica illegale che aveva messo in piedi le violenze durante le manifestazioni e per essere un terrorista dell'informazione. Penso sia importante ribadire che dopo il raid, gli stessi che mi avevano attaccato alla Diaz vennero in ospedale per prendermi e portarmi a Bolzaneto. Quella notte in ospedale ci fu uno scontro tra i dottori e la polizia che aveva fatto il raid alla Diaz. I medici cercarono di proteggere me e le altre vittime. Mark sfuggirà alle torture di Bolzaneto. Nel 2012 otterrà un risarcimento di 350.000 euro dal Ministero dell'Interno. Ci metterà 9 mesi per riprendersi dai danni subiti.
Ho sempre la mano sinistra danneggiata. Ho sofferto a lungo di disordine post-traumatico. È qualcosa con cui devi imparare a convivere. Si pensa che un numero tra 13 e 16 poliziotti presero parte agli attacchi contro di me. Conosco il grado e so che erano uomini di Canterini, ma rimangono non identificati. Una cosa come quella che è successa qua in Italia a lei sarebbe potuta accadere nel Regno Unito. È impossibile, impossibile. Non potrebbe mai accadere. Nel Regno Unito i poliziotti hanno un numero identificativo, possono essere identificati. Ogni poliziotto ha un numero identificativo sul proprio casco. Avrebbe fatto davvero una differenza enorme alla Diaz se i poliziotti avessero avuto un numero identificativo sul loro casco.